Libera alla seconda dose per chi ha fatto la prima con AstraZeneca in libertà, l'avete dato voi questo consiglio? Abbiamo sempre dato un suggerimento di raccomandazione. Se lei va a leggere il nostro verbale, che è pubblico, perché è stato allegato anche alle circolari del Ministero della Salute, lì c'è scritto esattamente ciò che noi abbiamo raccomandato alle autorità sanitarie. E lì c'è scritto, non è c'è scritto che non possono più farlo quelli che o non possono fare AstraZeneca. Era una forte raccomandazione per principio di massima cautela, per cercare di evitare da 1 a 3 trombosi su quel milione di soggetti che, al di sotto dei 60 anni, che facendo una seconda volta un vaccino AstraZeneca, sulla base dei dati della Gran Bretagna, uno su 600.000, uno su 500.000 fa una trombosi trombocitopenica, e per evitare questo abbiamo consigliato di usare un altro vaccino che è molto più sicuro da questo punto di vista. E qui lo farà, tra sempre... l'altro, ricordavamo, lo farà anche lo stesso Draghi. Non è quello che ha detto Draghi. Cacciari? Ma Draghi mi sembra che abbia detto, è quello che ho capito, sa, perché veramente poi... Ma mi sembra che non abbia detto questo, che non abbia posto questa cautela che ha detto adesso il professore. Mi pare che abbia detto che si può andare tranquillamente a fare il vaccino che si era già fatto, AstraZeneca, appunto, e basta. No, ha detto tranquillamente. Ha detto che c'è libertà di scelta previo il parere del proprio parere medico. Parere medico. Allora. Il parere medico è fondamentale, non è un dettaglio da poco. Preferendo la vaccinazione eterologica. Ma e quindi ogni italiano. Scusi, professore, allora ogni italiano prima di andare a fare il vaccino deve farsi un consulto col suo medico di base? Sì. No, lei può andare a fare con l'eterolo, lei può fare. Non ho capito cosa ha detto, scusi. Lei va al centro vaccinale e le viene appena fatto. Ha detto che occorre un parere medico anni. Per fare AstraZeneca. Se lei vuole, allora. La raccomandazione per cui lei va al centro vaccinale e le viene fatta la seconda dose, se l'ha fatto AstraZeneca e a meno di 60 anni ha ricevuto la prima dose, e le viene fatto il vaccino RNA o moderno Pfizer. Se lei volesse fare un altro tipo di vaccino, che è quello che ha fatto prima AstraZeneca, che noi sconsigliamo per i motivi indicati nella nostra relazione, lo può fare, però a questo punto, siccome abbiamo fatto quello che si chiama un warning, si può fare un ammonimento, un avvertimento, il parere medico. Va bene. Ma non è quello che ha detto Draghi? Sì, che ha detto così. Non è quello che ha detto Draghi, perché Draghi ha detto che si può andare tranquillamente a farsi AstraZeneca di nuovo. No. Allora, non detto così. Però il medico le deve dire che lei non ha sottostanti rischi che complicano. Credo che abbiamo